PEGI 3. Buongiorno, sono Sébastien Pellicano, il game director di WRC 3. Oggi sono molto orgoglioso di poter presentarvi il miglior gioco da rally mai realizzato. WRC 3 è rappresentativo dei cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni alla Milestone. Durante tutto lo sviluppo ci siamo concentrati sulla qualità e sul divertimento. In questo Dev Diary presenteremo lo stile e la grafica di WRC 3. Per parlarne lascio la parola a Giacomo, l'art director del gioco. Ciao, sono Giacomo Giannella, direttore artistico di WRC 3. WRC 3 quest'anno punterà molto su avere uno stile grafico molto preciso, molto artistico, motivo per cui tutti i menu e la parte extra gioco saranno realizzati in collaborazione con i più grandi illustratori che abbiamo qua in Italia, e questo forte carattere vogliamo portarlo anche nell'esperienza di gioco, realizzando tecnologie e una tecnica di presentazione delle dinamiche di gioco molto molto realistica. Quest'anno abbiamo modellato la pista di Monte Carlo, è stata un'esperienza molto emozionante perché siamo andati proprio sul posto a raccogliere fotografie e ad analizzare le sfide tecnologiche che servivano per realizzarla. Nuove tecnologie come la modellazione del satellitare, nuovo sistema di illuminazione, effettistica e particellari sono state proprio implementate in questa location. In WRC 3 abbiamo realizzato una tecnologia che ci permette a livello di lighting di avere una resa molto più elevata sia a breve distanza sia sui campi lunghi. Questa tecnologia si basa su principi fisici e ha permesso, oltre ad avere ambienti realistici, anche di lavorare molto sulla resa del veicolo. I veicoli hanno adesso una maggiore integrazione nell'ambiente, rispondendo in maniera fisica ai contributi di luce diretta e di rimbalzo. E questo, aggiunto al nuovo sistema particellare ad alto profilo che abbiamo realizzato, sicuramente rende le macchine di WRC 3 un elemento importante della produzione. Per parlare di questo passo la parola a Giuliano Lobocchiaro, lead vehicle artist di Milestone. Ciao, sono Giuliano, sono il lead vehicle artist di Milestone. Il lavoro sui veicoli parte dalla raccolta di reference, inviando fotografi direttamente sul campo per raccogliere il maggior numero possibile di dettagli. Teniamo molto alla fedeltà alle controparti reali dei veicoli, quindi i nostri modelli 3D sono dettagliatissimi. Sotto la scocca del veicolo c'è una struttura molto complessa per riprodurre in gioco gli effetti richiesti da una gara di rally. Il nostro veicolo simula effetti di sabbia, fango e graffi, tutto in maniera dinamica durante lo svolgimento della gara. Il realismo non passa solo dalla resa estetica del veicolo, ma abbiamo implementato anche un sistema di deformazioni della carrozzeria che risponde in maniera corretta agli impatti che il veicolo riceve. Vi do appuntamento al prossimo Dev Diary, seguiteci su Facebook e sul sito ufficiale.